3 giugno 1924 muore vicino Vienna Franz Kafka. Nato a Praga nel 1883 da una famiglia ebrea, Kafka lavora come impiegato in una compagnia di assicurazioni e scrive nel tempo libero, vincendo l'ostilità del padre, contrario alla sua passione per le lettere. Nel corso della sua vita, Kafka pubblica solo qualche racconto. È l'amico Max Brod che fa pubblicare romanzi, racconti e diari, rifiutandosi di distruggere i manoscritti come gli aveva chiesto Kafka. Opere come Il processo, Le metamorfosi, Il castello, con il loro contenuto filosofico, rappresentano un'anticipazione dell'esistenzialismo contemporaneo.